Ciao a tutti, questo è un video un po' diverso dal solito, un video tag. Sono stata taggata da una blogger di nome Veronica Sabattini per rispondere a 9 domande sulla violenza sulle donne. E partiamo. La prima domanda è: ti senti sicura nella tua città o paese? Io vivo in un paese, diciamo, sì, abbastanza rispetto magari che vivere in città, però poi ci sono comunque sempre i pericoli ormai sono dappertutto. Poi a seconda, ti senti sicura a uscire da sola la sera o notte e preferisci sempre uscire in compagnia? Non mi pongo questo problema perché la sera non esco mai e se esco, esco in compagnia. Perciò non è che c'è tanto da rispondere, cioè, sì, da dire, insomma. Poi la terza, hai mai frequentato corsi di autodifesa e altre discipline, esempio il Krav Maga? Se sì, come ti sei trovata? Li consiglieresti? In caso contrario, ti piacerebbe farlo? No, non ho mai frequentato corsi di nessun tipo, e forse ci avevo pensato in passato, ora come ora non ci ho pensato, anche perché sono una persona molto pigra, per cui non è che non ho voglia di fare corsi di nessun tipo. Non so cos'altro dire. Poi, 4. Cosa ne pensi di strumenti antiaggressione tipo lo spray a peperoncino? Lo possiedi? Allora, ne penso che sì, potrebbe essere utile. No, non lo possiedo. Poi dice: se ti è mai capitato di usarlo e vorresti comprarlo per sentirti più sicura, beh, sì, non sarebbe una cattiva idea. Anche se forse penso che anche una lacca per capelli, non lo so. Boh. Poi, quinta domanda: hai mai ricevuto consigli da parenti, amici su dove colpire un aggressore in caso ti dovessi trovare in una situazione pericolosa? Sì, più che altro da mia mamma che mi ha sempre detto di colpire nelle parti basse. Quale consiglio personale che daresti? Aspettate, scusate, io accecata. Allora, quale consiglio personale che daresti a una ragazza che dovrebbe uscire o rientrare a casa di notte da sola? Io consiglierei di non uscire. Però di uscire con uno spray al peperoncino, insomma, comunque scusate che sto scivolando giù, andiamo bene. E, insomma, possibilmente insomma, di evitare di uscire da sola o comunque o di fare qualche corso di autodifesa, almeno con quella sicura. Poi, 7. Una delle mosse consigliate per difendersi da un aggressore è il classico calcio, ginocchiata nelle parti basse. Che ne pensi? Lo utilizzeresti o proveresti altre tecniche di difesa? Non ne so altre, per cui sì, lo consiglio senza dubbio. Quello è la cosa migliore. Poi, sei mai stata in una situazione spiacevole con un ragazzo, esempio essere seguita o importunata da un ragazzo? Non so perché lo ripete 2 volte. Se sì, come ti sei comportata? Tasto dolente. Allora, sì, diciamo che una volta il ragazzo di una mia amica mi voleva picchiare, anche, cioè ha picchiato lei e poi mi voleva picchiare me e mi è venuto davanti con un tono: adesso ti picchio anche a te, adesso non... No, veramente me l'ha detto. E io, inaspettatamente, cioè lui non se lo aspettava, gli ho risposto con tono proprio deciso: ci devi solo che provare. Ha fatto così, ha preso e se n'è andato via. Per cui in quello sono abbastanza tosta. Poi niente, un'altra situazione, un ragazzo che viene a pulire qua da noi, che ci ha provato un po' in modo un po' spinto, insomma, voleva baciarmi, mi ha preso per un braccio, meno male che ero vicino alla porta di casa, io sono corsa dentro, lui ha cercato di riprendermi. Gli ho sbattuto la porta in faccia, però poi tra l'altro era il giorno del mio compleanno dell'anno scorso, ho passato per cui tutto il giorno del mio compleanno malissimo, agitatissima, abbastanza sconvolta,
sono rimasta malissimo. E tra questa persona ogni tanto ce la vedo, e mi era capitato di vederlo, l'ho affrontato, gli ho detto che non ci deve mai più provare, non si deve mai più permettere, perché sennò mi sarei rivolta a qualcuno, insomma, un po' spaventato così. Lui mi ha chiesto scusa, anche un po' divincolato. No, ma sa, ma no, ma non volevo, ti volevo fare gli auguri. Sì, gli ho detto, no, volevi un bacio, mi volevi baciare, non fare gli auguri, mi volevi un bacio in bocca, me l'hai espressamente detto, per cui, cioè, non lo so, insomma, meno male appunto che ero vicino alla porta di casa e sono riuscita di lasciarlo fuori, perché poi ero da sola, insomma, per cui ogni tanto quando so che c'è non è che sto tranquilla. Poi l'ultima domanda: quale pregio fisico o caratteriale potrebbe avvantaggiarti in caso dovessi difenderti, e quale difetto invece potrebbe svantaggiarti? Diciamo che un po' ho risposto che ho comunque un carattere che, insomma, so reagire. Certo, fisicamente sono una donna, non ho fatto nessun corso né niente, non è che fisicamente, però dipende dalle situazioni, però caratterialmente sicuramente non, come ho detto prima, non rispondo, cioè lascio anche il perplesso e niente, così pensavo di metterci di più, non ho già finito le domande e niente, mi è stato chiesto di taggare alcune di voi, chi mi segue. E io adesso magari faccio qualche nome, se vi va di fare anche voi questo tag, e vi lascio comunque poi tutto in info box, così almeno non sbagliate. Tag Antonella Paglino, poi Cherry Blossom, che è Simona, poi Cira Oliviero, Cristiana Anestiade, Francesca Arcadi, Giada Shadow, spero di averlo detto bene, Giulia Florian, La Simo, Marta del canale Lee Bloom Beauty and Makeup, Martina Vinai, Martinella Makeup, Patrizia C, Jessica del canale The Russa Tati, Valentina Brioche e Vita da Stefi, che dovrebbe essere Stefania. E ve li metto poi tutti in info box. Poi chi mi segue, che vede questo tag, se vuole partecipare, così la conosciamo un po' meglio. Infatti è un modo un po' per conoscere meglio una persona. Anch'io magari sembro tanto, sì, cioè sembro, sono timida, però poi quando mi trovo davanti, insomma, a certe circostanze sono abbastanza, non vorrei dire una parolaccia, tosta, diciamo. Va bene, dai, vi aspetto, fatemi sapere, vi lascio appunto in info box i nomi e spero che questo tag vi sia piaciuto, sia stato un po' utile. Alcune domande magari sono stata un po' frettolosa perché non so tanto cosa dire. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao!